A Parigi conoscono bene il talento scintillante di Marco Verratti. E così non è un caso che una delle testate sportive più prestigiose al mondo, l'Equipe, tra i tanti motivi per presentare la finale di Euro 2020, abbia trovato quella di una strada comune che ha portato il fuoriclasse, portacolori della nostra terra, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, da Pescara a Wembley. Un legame tecnico e calcistico che è diventato anche un legame di sangue. Due scugnizi e un gufetto che quasi per magia si sono ritrovati in quell'estate sotto lo stesso tetto biancazzurro, a guidarli un maestro boemo, e quel Pescara divenne una sinfonia di gol ed emozioni fino al tripudio del primo posto e della promozione in Serie A. Marco disegna calcio, Lorenzo distilla dribbling e giocate inebrianti, Ciro diventa un'autentica macchina da gol. Li conoscevano in pochi, pochissimi. Marco, uno straordinario prospetto, prodotto dalla primavera del Pescara, ma spesso alle prese con gli infortuni. Lorenzo, mandato nei campi di provincia di Serie C a farsi le ossa. Ciro, che l'anno prima aveva segnato la miseria di due gol tra Siena e Grosseto. Poi è cambiato tutto e i tre, da Pescara, hanno intrapreso la lunga strada che li ha portati a Wembley e sul tetto d'Europa. Un peccato non averli visti in Serie A con la maglia del Delfino, ma il talento era troppo. Insigne torna nel suo Napoli fino a indossarne la fascia di capitano. Ciro inizia il suo peregrinare in Italia e in Europa, diventa tre volte capocannoniere della Serie A e nel 2020 anche Scarpa d'Oro, re dei bomber europei. Ma porta l'Abruzzo con sé, conosce e poi sposerà la bucchianichese Jessica. Marco finisce in Francia, il Paris Saint-Germain dello Sceicco perde la testa per le magie del gufetto di Manopello, tira fuori i soldi e in quell'estate 2012, proprio mentre l'Italia perdeva la finale europea con la Spagna, Verratti lascia la sua terra per arrivare all'ombra della Tour Eiffel e da allora il PSG se lo terrà stretto, respingendo gli assalti nel tempo degli altri top club europei e mantenendolo come pilastro di una squadra che somiglia ad un all-star team. Il tempo non piega quel legame di sangue, c'è la nazionale a riunire il trio delle meraviglie, ma prima di arrivare alla vetta ci sono tante cadute, la più fragorosa nella notte di Milano, Italia fuori dal mondiale russo. Ma Verratti, Immobile, Insigne sono come una famiglia, sui social lo dimostrano sempre e il destino inesorabile si compie con la notte di Wembley, partiti da Pescara. Non manca il tributo dei compagni dell'epoca che sono rimasti amici, Riccardo Maniero e Antonio Balzano li celebrano dal biancazzurro all'azzurro, ancora da Pescara a Wembley. Come per i mondiali del 2006 con Fabio Grosso e Massimo Oddo, anche oggi l'Abruzzo gioisce per il suo Marco Verratti, perché Ciro e Lorenzo hanno iniziato sul serio da qui. E senza dimenticare anche i sei mesi pescaresi di Brian Cristante o i pochi spiccioli di gara messi insieme da Leonardo Spinazzola a Lanciano, stagione 12-13, a 20 anni, attaccante esterno prima della trasformazione operata da Gasperini. Ora Marco, Ciro e Lorenzo, è il momento della festa e l'Abruzzo gioisce con voi. Chi segue?